storia per il giudice Scopelliti assume diversi significati, intanto sono 3 giorni, ma per quale motivo avete organizzato questi 3 giorni? Abbiamo organizzato una 3 giorni in cui vogliamo dare ampio spazio chiaramente alla memoria, ma abbiamo pensato come alternativa o come supporto, forse ancora meglio, alla memoria che verrà celebrata chiaramente nella giornata del 9 agosto, giornata dell'anniversario dell'uccisione di mio padre, a un campus di giovani, dei ragazzi che verranno a vedere questo nostro territorio per valorizzarlo. Immaginiamo un concetto nuovo di fare antimafia in cui il territorio e la valorizzazione del territorio sia messo praticamente al centro. Perché questo? Perché per contrastare le mafie, oltre alla memoria e all'impegno, è fondamentale anche riuscire a trovare degli spazi in cui le energie positive del nostro territorio possano crescere e andare avanti. Quindi noi lo vogliamo promuoverlo, vogliamo far sì che la Calabria non sia sempre percepita come un territorio di assistenzialismo, il fanalino di coda del nostro paese, ma sia percepita invece per quello che realmente è, una cucina di opportunità dove i giovani possono scegliere di restare e dove tutti insieme, facendoci comunità e avendo a cuore il, diciamo, quella che è l'importanza della nostra terra, dove tutti quanti possiamo lavorare insieme accanto alle istituzioni che dovranno essere sicuramente più, che dovranno imparare ad ascoltare un po' di più, per appunto rilanciare tutti quanti questo territorio. E rinasce questa cosa da un esempio che è quello di mio padre, che è un calabrese che da giovanissimo è partito ma non ha mai smesso di tornare, non ha mai smesso di rientrare, non ha mai smesso di credere in questo territorio e nelle sue potenzialità. Quindi noi vogliamo affiancare alla sua memoria oggi, vogliamo affiancare anche un impegno concreto per il Mezzogiorno, per il Sud, per la nostra Calabria, valorizzando il più possibile questo territorio. Ci saranno dei ragazzi che racconteranno le loro esperienze in questi 3 giorni che saranno articolati tra Reggio Calabria, Campo Calabro, Villa San Giovanni, e ci racconteranno le esperienze positive di questo territorio nelle serate. E questa è la cosa fondamentale, perché se noi ci rassegniamo al fatto che la Calabria sia fanalino di coda del paese, questa Calabria purtroppo non si riprenderà mai, ed è invece importante cercare di essere noi i primi a valorizzarla e a lavorare per chiedere unitamente, quindi con maggiore forza, alle istituzioni un impegno più concreto e più forte. Ecco, in questi anni dall'uccisione di suo padre, secondo lei, allora, muore suo padre, Rosanna Scopelliti è bambina, adesso è adulta, cos'è che in effetti è cambiato in Calabria, secondo lei? Beh, sicuramente è cambiata la percezione della criminalità organizzata. Noi abbiamo una squadra di Stato che negli ultimi anni ha saputo reagire in maniera molto forte, ma soprattutto lo ha saputo raccontare, perché i successi c'erano anche prima, però c'era qualche difficoltà a veicolarli, insomma. Quindi abbiamo innanzitutto questo, una consapevolezza maggiore del problema mafie. Abbiamo ancora purtroppo una come una paura ad emanciparci tutti quanti. Si pensa di essere condannati alla visione della raccomandazione, si pensa di essere condannati alla mala politica, si pensa di essere condannati alla mala sanità. E questo purtroppo è una cosa che potrà cambiare solamente quando noi capiremo che quello che ci vendono come favore è invece un diritto, e quando noi riusciremo a ricreare quel rapporto sano con la parte pulita e sana delle istituzioni, e si riuscirà a creare una sinergia talmente tanto grande, talmente tanto forte da permettere il rilancio di questa terra. Ecco, a Zungheri un capo mafia presunto porta in processione la Madonna, e c'è una reazione a livello nazionale. Insomma, una Calabria vittima o colpevole? Ma una Calabria sicuramente molto vittima del pregiudizio che poi si crea intorno a questa terra. Poi è chiaro, c'è stato il lato positivo, cioè che questa persona è stata allontanata. E quindi io vorrei che passasse non il messaggio che il capobastone era lì alla processione, vorrei che passasse il messaggio che è stata tutta la comunità a indignarsi e i carabinieri ad allontanarlo. Quindi questo è il messaggio che deve passare, e su questo io chiedo una mano anche a voi giornalisti, che fate un lavoro strepitoso, ma cerchiamo di far passare le cose per quelle che realmente sono. Questa è una terra che ha bisogno di tanto incoraggiamento per andare avanti. Se noi non veicoliamo dei messaggi buoni e positivi, ma parliamo solamente di morti ammazzati, di disastri sulla 106 o sulla Salerno-Reggio e quant'altro,
purtroppo siamo anche noi stessi a essere un po' scoraggiati, noi come calabresi. Io penso che debbano passare le notizie per quello che realmente sono. Quindi quando ci sono dei cittadini che si ribellano, raccontiamolo oltre al fatto negativo. Raccontiamo per esempio della Calabria solidale che va ad accogliere i migranti sulla spiaggia. Raccontiamole queste cose, perché altrimenti passa un messaggio di un territorio che non è quello che realmente è. E questo secondo me è importante, perché dobbiamo tutti ritrovare un po' fiducia in noi stessi e nelle potenzialità e nella bellezza dell'essere calabrese. Questa è una terra meravigliosa e per renderla tale bisogna che ognuno di noi ne sia consapevole, che ci sia la forza, veramente, lo dico ancora una volta, come comunità soprattutto, di reagire e di chiedere con forza alle istituzioni un'attenzione maggiore e diversa, di pretendere che le persone che noi mandiamo a rappresentarci siano delle persone pulite, di pretendere che ci sia pulizia anche e soprattutto all'interno dei partiti, di pretendere che non ci siano casi di mala sanità, ma di farlo in maniera concreta. Noi abbiamo delle situazioni qua nel Regino che sono molto preoccupanti su queste situazioni. Io sono stata l'altro giorno ai 10 anni della Fondazione Marino per l'Autismo e lì ci sottoponevano un problema molto serio. Abbiamo un problema con i LEA, non vengono aggiornati in Calabria, e questo è il grande problema, poi che poi noi rimaniamo in silenzio e lasciamo che le cose accadano. Invece no, è su questo, io me ne farò carico in questi giorni, di sottoporlo anche alle persone che ci rappresentano in Parlamento trasversalmente, perché la battaglia per la Calabria è una battaglia trasversale e bisogna portarla avanti tutti quanti insieme. Ci sono delle criticità su questo territorio e queste criticità vanno affrontate. Io come presidente della fondazione e la fondazione con le sue iniziative lavoreremo e ci batteremo per questo, nella memoria giustamente di mio padre, che come dicevo prima è un calabrese che è partito ma è tornato. Un'ultima domanda, altri appuntamenti elettorali? Rossana Scopelliti tornerà a fare in politica? Appuntamenti elettorali io in questo momento non ne sto vedendo, però no, io penso che in questo momento il mio impegno sia con la fondazione. È un modo diverso di fare politica sicuramente, è un modo forse un po' più vicino al territorio, ma è un modo importante. Ognuno nell'impegno pubblico fa politica in un qualunque modo, e io penso che con la fondazione, portando avanti quelle che sono le positività e quello che è lo spazio di crescita per i giovani in questo territorio, si faccia anche un servizio, che poi sia in Parlamento o sia a Reggio Calabria, in questa sede bellissima tra l'altro che dedico e che apro ai cittadini e alle associazioni, perché sia una sede veramente viva, è un modo anche quello di fare politica. L'importante è che ci siano dei risultati che si vedano sul territorio. Grazie.